Sapori e Motori 2018 torna alle origini e si riappropria della sua collocazione originaria, il Lido di Fano, più raccolta, certamente più suggestiva e meno dispersiva. Il Lido accoglierà come una bomboniera gli appassionati d'auto e moto che da oltre 10 anni si danno appuntamento a Fano per ammirare 2 e 4 ruote da collezione e gustare le prelibatezze del territorio. Formula da subito risultata azzeccata, quella di mettere accanto la passione per i motori e quella del buon cibo, e che anche nonostante, diciamo così, scivolate organizzative e qualche defaillance nel corso di questi anni, ha saputo mantenere immutato il suo successo iniziale. Ed è proprio per questo che dopo 2 edizioni passate sul dispersivo Viale Adriatico, il suo patron Giampiero Pedini ritorna al suo vecchio amore, il Lido. Il Lido è la location ideale, si coniuga perfettamente con tutti i nostri motori e con aree dedicate ai giovani e meno giovani. Una location perfetta con una spiaggia d'oro. Quest'anno le novità sono tantissime, c'è da dire però che ho instaurato di nuovo dei rapporti con dei club proprio per portare a Fano ciò che si merita, un evento sui motori. E il cibo, il food, che è la parte dei sapori? La parte dei sapori, e noi avremo qualche stand di prodotto tipico locale e poi ci saranno tutte le attività commerciali del Lido. Abbiamo chiamato un percorso la mappa del gusto, proprio perché si presteranno con dei menù, con dei piatti tipici fanesi. Un'altra presenza graditissima e fortemente voluta sin dall'inizio della manifestazione dal suo organizzatore, la massiccia presenza delle forze dell'ordine, ampiamente rappresentata con mezzi e personale. Da segnalare poi alcune nuove presenze come l'aeronautica militare. Il corpo della polizia locale poi, oltre che alla presenza fisica e di mezzi, metterà in campo percorsi didattici sull'educazione stradale per i bambini. Inoltre il Ministero dei Trasporti sarà presente con un suo stand. L'apporto sarà dato mettendo a disposizione un ufficio mobile, e questo all'interno di questo ufficio mobile si potrebbero accogliere i cittadini, in particolare quelli in età giovanile, per dare loro ogni possibile informazione di competenza della motorizzazione, in particolare della sicurezza stradale in generale, soprattutto in tema di conducenti, quindi di patenti di guida, e in tema di sicurezza del veicolo.